Grazie Presidente. Allora, questo è un ordine del giorno e diciamo che è anche frutto di quello che ho visto nel documento del bilancio, perché noi parliamo tanto e abbiamo sempre parlato di decentramento amministrativo, di dare poteri ai municipi, però è giusto pure che noi diamo le giuste risorse ai municipi ed anche in concreto per la parte di loro competenza. E dovremmo anche dargli le funzioni di indirizzo e controllo sui contratti di servizio delle aziende afferenti al gruppo Roma Capitale, come per esempio AMA, che operano all'interno dei municipi. Allora, è frutto di questo bilancio perché chiede di destinare i fondi ai municipi sia per quanto concerne il titolo primo che per quanto concerne il titolo secondo, in un modo equo. Non in un modo uguale, ma in un modo equo. E quindi chiedo con questo ordine del giorno che vengano riequilibrati i fondi dati ai municipi in base anche a delle caratteristiche. È ovvio che se c'è un municipio che ha poco verde, un municipio che ha tantissimo verde, noi non possiamo dare la stessa quantità di fondi. È ovvio che non possiamo neanche procedere a continu e continuare a dare i fondi sulla base storica di quanto dato fino a quel momento. Allora sarebbe giusto ed equo considerare il numero dei cittadini, considerare il reddito medio per determinati servizi, considerare i bisogni dei territori. Credo che sia fondamentale, perché guardate, vedere un emendamento di giunta che distribuisce 1 milione nel titolo primo ad ogni municipio e poi distribuisce al municipio di Ostia onestamente quasi 2 milioni, io non credo che sia una cosa diciamo concepibile. Non Consigliere? lo vediamo? Sì, ecco. Ecco, la stessa perequazione anche per quanto riguarda il titolo secondo. Ci sono municipi che hanno pagine e pagine e pagine di interventi sul titolo secondo, per esempio sempre Ostia, e poi abbiamo municipi che ne hanno molti pochi, o municipi che continuano da anni a chiedere di poter fare delle determinate cose e che invece queste cose non vengono messe a bilancio mai. Allora ecco. Io credo che ci vorrebbe un po' più di correttezza e un po' più di ascolto relativamente ai municipi e credo che dobbiamo incominciare a spostare loro i fondi e spostare loro anche delle potenzialità che hanno, delle potenzialità come quello di controllare AMA, come quello di fare molte cose sul loro territorio, come quello di occuparsi loro del verde e anche della manutenzione stradale. Bisogna avere il coraggio di fare queste cose. Grazie, Presidente.